wine in Tuscany for its history and culture was the main feature of the meeting held at the Florence No. 9 Auction House this past December 15, 2012. Fare il vino è un'arte. Oltre che il fascino della bottiglia stessa e il contenuto che c'è dentro, fa parte di qualcosa che è molto vicino al mistero, è molto vicino, ripeto, all'arte, è molto vicino a quel senso che il vino è quel simbolo che accompagna la storia dell'uomo da quando l'uomo si conosce sulla terra, da quando ci sono le sue prime notizie. The newly launched Vintage and Collectible Wines Department was accompanied by two wine experts, Luca and Vasco Peli. La Casa d'Arte si impegnerà a trovare questi vini, diciamo, da collezione, non solo, anche d'annata, italiani e francesi e anche del resto, diciamo, del mondo. Qui abbiamo degli esempi. Dedicated entirely to wine, Florence No. 9 held a conference and presented to the public their important selection of wines, with a historical commentary and winemaking overviews. Ci sono delle spiegazioni quindi di territorio dove si produce il vino, quali sono le etichette, quali sono le zone di origine e anche un po' di tecniche vinicole, tanto per dare una piccola infarinatura di quello che avviene, diciamo, nelle cantine, nella tecnologia moderna del mondo oggi, dell'enologia. Following the discussions, a wine tasting was offered of select bottles of Chianti to emphasize the relationship with the Tuscan region, much recognized and established worldwide for its winemaking. C'è una verticale si chiama in gergo enologico, una degustazione dove si parte da un'annata più recente fino ad arrivare a una più vecchia, proprio per capire l'evoluzione che ha fatto quel vitigno. A pleasant event dedicated to the world's most fascinating and mysterious beverage, full of symbolic and cultural values, which emphasizes its artistic soul. And just as an art object, Florence No. 9 offers its fine selection of wine for sale to passionate collectors and to all other wine enthusiasts. Ecco, se io dovessi fare una sintesi del collezionista o della persona che è interessato ed appassionato del vino, direi che in fondo è lo stesso che poi per qualche motivo è appassionato di arte, di antiquariato e di tutto quello che i nostri predecessori ci hanno lasciato nell'arco del tempo.